Buon pomeriggio da Ludovica Di Chiara. Benvenuti a una nuova puntata dei I Germogli della Legalità. Prima di entrare nel vivo della trasmissione vorrei salutare calorosamente il collega Savino Percoco, che da oggi per impegni vari non potrà più essere con noi in questa avventura. Quindi tutti noi dello staff dei Germogli della Legalità ringraziamo Savino per aver dato il via a questo progetto assieme a noi e per averci quindi accompagnato e sostenuto fino ad oggi. Grazie Savino. Bene, entriamo ora nel vivo del programma e in questa trasmissione con i ragazzi che sono intervenuti fino ad oggi abbiamo parlato di mafia, criminalità, corruzione, sistema deviato, del vivere in una società che esalta, giustifica e rinforza comportamenti ingannevoli, menzionieri. Allora ci siamo chiesti come possiamo cambiare la società in cui viviamo, qual è la strada, quali gli strumenti, come si fa ad essere fautori del cambiamento, quindi ad essere rivoluzionari. Abbiamo iniziato quindi a chiedere aiuto a chi in tal senso la rivoluzione l'ha fatta, a chi ha combattuto affinché le cose cambiassero in meglio nel proprio paese, nella propria società, a chi per aver appoggiato ideali di libertà e giustizia ha trascorso 5 anni in carcere ed ha rischiato perfino la vita per tali idee. Ad intervistare il nostro ospite non sarò io, ma come sempre saranno i ragazzi. Vi presento quindi Sara, di 12 anni, che è in collegamento Skype da Ascoli Piceno. Benvenuta Sara. Grazie Ludovica, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Grazie a te Sara per aver accettato il nostro invito. E poi signor e signore, direttamente dall'Uruguay, sempre in collegamento Skype, Giorgio, 13 anni, benvenuto Giorgio! Ciao, grazie. Grazie tantissimo per aver accettato il nostro invito e con te c'è Davide, ciao Davide, che ti aiuterà per la traduzione. Ok, allora benvenuti quindi ragazzi, Germogli della Legalità, Sara e Giorgio, voi fate parte di un gruppo di giovanissimi chiamata War Voice, un movimento culturale internazionale che attraverso l'arte e la lotta sociale denuncia le ingiustizie sociali attuali. Quindi prima di intervistare il nostro ospite vorrei chiedervi cosa avete capito attraverso la vostra esperienza, cosa avete compreso, che significa per voi essere un rivoluzionario, quindi essere fautori del cambiamento. Essere un rivoluzionario significa parlare al cuore delle persone per risvegliare i loro valori, dimostrando che esiste la speranza di un cambiamento e noi lo facciamo presentando i nostri talenti. La rivoluzione potrà avvenire se gli uomini di tutto il mondo si uniranno per amore della giustizia e della verità. Bene, Sara. Giorgio, per te che cosa significa il concetto di essere rivoluzionario? Per me essere rivoluzionario è non stare zitto quando qualcuna persona vede qualcosa che non gli piace, quando una persona vede una ingiustizia o qualcosa che si vede che tu sei consciente che quello è ingiusto o che non è buono per le altre persone, e anche quello che ha detto Sara è parlare con il cuore, sempre ascoltando anche le altre, cambiare il mondo, fare la rivoluzione, fare un cambio in qualcosa che a te non ti piace o che è brutto. Grazie, allora adesso passiamo direttamente ad intervistare il nostro ospite. Sara, a te la parola. Dobbiamo capire il senso della giustizia, che non significa solo che tutti facciano la stessa cosa, ma che tutti abbiano da mangiare la stessa possibilità. Però dobbiamo lottare anche contro il concetto di uguaglianza che ci hanno inculcato, perché non è vero. Io ho pagato con il mio corpo, infatti ho ricevuto una pallottola. Io ero disposta a morire per il concetto di rivoluzione, perché ho capito che tutti dovevano avere tutto. Erika Pais. Grazie Sara. Giorgio, chi è Erika Pais? Ce la vuoi presentare tu? Sì, chiaro. Erika Pais per me è una donna che ha fatto tantissimo la guerra in contro di questo mondo, ma la guerra nel senso, la guerra si può dire pacifica.
perché lei per me è una della tantissima voce che c'è in questo mondo, che c'è questo mondo della rivoluzione, ma lei è una che ha fatto la rivoluzione più che una voce. Non nel senso di essere una persona anarchica, no, non in quel senso, nel senso di che lei si vuole qualcosa che lei vede, che può essere nel sistema educativo, sistema carcerario, sistema Carcerario. carcerario. Lei fa la luce, la lotta per quello, non si stanca mai. Perlomeno io mai ho guardato che lei si arrende, si lascia stare così. No, lei per me è una, per descriverla, Descriverla. nelle Ok. parole, è che è una guerriera. Scusa, non abbiamo capito l'ultima frase. Ha detto che per descriverla con una singola parola è una guerriera per lui. Grazie Davide, perfetto. E niente, allora diamo la parola, intanto il benvenuto a Erika Pais. Ciao Erika. Ciao Ludo, grazie per l'invitazione, grazie per questa opportunità di esprimere quello che abbiamo dentro. Penso che parlo meglio che parlo spagnolo, mi fa la traduzione Davide, Davide. Così. l'abbiamo chiamata apposta. Certo, grazie, ti puoi essere qua dall'Uruguay Volete? anche, e agradezco profondamente l'opportunità di poter trasmettere lo che teniamo dentro. Ringrazio profondamente per questa opportunità di trasmettere quello che abbiamo dentro. E se non, tanto appunto buon pomeriggio di nuovo. E allora adesso passiamo anche la parola a Sara per una prima domanda, per iniziare quindi l'intervista. Ok. Può spiegarci cosa l'ha spinto a unirsi a questo gruppo rivoluzionario? Quali erano i vostri obiettivi, le azioni che avete concretizzato? Bueno, yo tenía una relación personal y afectiva con un miembro de este grupo revolucionario Io avevo una relazione personale effettiva con un membro di questo gruppo rivoluzionario, che nel mondo se lo conosce come FARC. che è conosciuto al mondo come FARC. L'obiettivo principale de este movimiento era creare un governo democratico in Colombia Lo scopo principale di questo gruppo era creare un movimento democratico, una politica democratica in Colombia. No corrupto perché Non corrotta, perché apparentemente democrazia hay, però è corrupta. in Colombia c'è una democrazia apparente, però in realtà è corrotta. Con mucha influencia della politica nordamericana Ho molta influenza da parte della politica nordamericana. y de las prácticas neoliberales, económicas neoliberales. E sono influenzate anche tantissimo dalle pratiche economiche neoliberaliste. Los grandes exponentes socialistas o de izquierda políticos en determinada época, en los años 50, 60, en Colombia eran asesinados. I maggiori esponenti socialisti, comunisti o quantomeno di sinistra negli anni 50 in Colombia venivano tutti assassinati. Las comunidades, sobre todo indígenas, las comunidades de la selva colombiana, las comunidades que no se encontraban en las ciudades eran. Le comunità indigene, le comunità della selva colombiana, diciamo tutto ciò che non faceva parte delle città, si trovava Abandonadas por el Estado, absolutamente. abbandonata completamente dallo Stato. Y las multinacionales usufructuando todos los recursos naturales de ese paese. Nel mentre le multinazionali sfruttavano praticamente tutto il territorio naturale di questo paese. Es así que en cierto punto el gobierno le ofrece, mejor dicho, las Naciones Unidas ofrece a aquellos guerrilleros. E così a un certo punto l'ONU, le Nazioni Unite, offrono a questi guerriglieri, gli offrono. Que quisieran que su vida corriera riesgo en Colombia y quisieran encaminar un camino hacia la paz, podían elegir un país latinoamericano para ir a vivir. Offrono l'opportunità di scegliere a questa gente
uno dei paesi, no, no, dijiste nordamericano? No, Latinoamericano. latinoamericano, quindi il Sud America, un altro dei paesi del Sud America per spostarsi in un altro posto in cui vivere, perché il loro territorio in quel momento era distrutto dalle multinazionali. Es así que lo conozco en Uruguay a él, y él estaba relacionado con otros grupos de izquierda en Uruguay. Ed è così che io lo conosco, ah, diciamo, uno dei leader di questa organizzazione in Uruguay, perché aveva scelto quello come paese di destinazione e... Y lo conozco acá, y él estaba relacionado con otros movimientos revolucionarios en Uruguay. lui era anche affiliato con altri movimenti rivoluzionari qui in Uruguay. El objetivo principal, sobre todo, es como bien redactó o transcribió mis palabras, Sara, no es solamente, no es la igualdad, sino no es la igualdad de que todos tengamos lo mismo, sino la igualdad de oportunidades. L'obiettivo di questo movimento, come ha redatto benissimo Sara nel suo intervento, non era l'uguaglianza, quanto l'uguaglianza di opportunità da parte di ciascuno di noi. Y la preponderancia de los intereses propios del pueblo y no los intereses de los grandes capitales que están arrasando nuestra tierra. E anche ottenere la preponderanza di interessi verso il popolo e non verso chi lo comanda, verso i ricchi che lo comandano, che stava quella classe lì praticamente annichilendo tutto il resto. Y lo continúan haciendo al día de hoy. E tuttora al giorno d'oggi continua questa situazione. Desgraciadamente, para financiar este tipo de movilizaciones, se realizan hechos delictivos, criminales comunes. Purtroppo per finanziare questa attività si realizzano atti e fatti criminali. En uno de esos actos es que yo resulto herida y termino en la cárcel. E in uno di questi atti rivoluzionari considerati criminali, io vengo, diciamo, messo in carcere. E Giorgio, vuoi fare una domanda a questo punto? No, 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 no. Ok. Sara? Ha mai visto commettere dei reati all'interno del movimento? Mai visto? Nunca viste Commettere dei reati mettere all'interno reati, del cosa certo. más adentro del movimento mismo. Sì, claro. Los delitos se cometían contra instituciones privadas, fuera del movimiento. Ovviamente che l'ho visti, questi delitti venivano compiuti contro le istituzioni private, soprattutto al di fuori del movimento. Dentro del movimento se manejan determinados códigos y valores donde está mal visto el robo o cometer o la mentira o Perché l'inganno. dentro di questo movimento sono mal viste alcune cose come il rubare o il mentire, la menzogna, il raggiro. Diciamo che questo movimento ha dei principi morali, dei valori. Lo que es una contradicción. Hoy lo miro hacia atrás me parece una contradicción, me parece que no es cometiendo un delito que se puede luchar por la libertad. E guardando oggi al passato, mi sembra una contraddizione perché per ottenere la libertà e la giustizia non possiamo commettere noi stessi degli errori o dei crimini, ecco. Passiamo la parola a Sara. Sappiamo che da giovane aveva il progetto di andare a studiare negli Stati Uniti. Sì, Come certo. mi hai cambiato idea? Ho cambiato idea perché mi ho innamorato di questo ragazzo. Ho cambiato idea perché io dovevo andare giustamente lì, nella testa di quello che io dopo volevo combattere. Io dovevo prendere l'aereo, non so, 3-4 mesi dopo di averlo conosciuto. Io ho cambiato idea. Ha fatto la sua scelta. penso che alla fine ho fatto quello che doveva fare. Penso che se non aveva fatto quella scelta, anche se quasi perdo la vita,
Ma se non ha fatto, se no io non fa, non, non avessi fatto quella scelta, non avessi fatto quella scelta, oggi non staremmo parlando qua di questo, di libertà e giustizia, capito? Perché sì. Penso che sì, quando tu lo vivi nella pelle è quando più lo può parlare. Sì, va bene. Certo. Un'altra domanda, Sara? Perché vi rifugiavate nella foresta colombiana? Ha mai avuto paura in quei momenti? No, la foresta alla fine non ho entrato. Sì, l'ho conosciuto. Io dovevo entrare, ma una nonna mia si è ammalata del cuore e i miei parenti mi hanno chiesto di ritornare in Uruguay. Ho visto tante cose, ho conosciuto tante guerriglieri nella foresta. Non aveva paura, mai. Sai che io pensavo che era tanto giusto che la paura non va con te, non so come dirlo. Anche nel momento che ho fatto quello che ho fatto, non senti paura, solo senti che deve farlo, senti che è una strada che si deve fare, che qualcuno deve farlo, qualcuno deve essere sacrificato, capito? E io pensavo che doveva essere io. Uh-huh. E quello, il compagno che era con me, lo sentiva così, è inesplicabile. Penso che sì, che la paura c'è, ma è nascosta, perché il senso di libertà, il senso di giustizia, il senso di lotta è più forte della paura. Quindi la motivazione, insomma, esatto, l'obiettivo, l'ideale per cui si combatte fa superare tutto, insomma. Sì, sì, sì. Giorgio, tu che ne pensi? Vuoi aggiungere io... qualcosa? Dimmi. Sì, sì. Io penso che chiaramente anche lei ha detto che lei stava equivocando. Anche lei ha detto che si è sbagliato. Ma che nel senso che quando tu credi che lo che stai facendo è giusto, lei per me c'è tutta la ragione. Quello che vuole dire Giorgio è che lui, a prescindere che Erika nei fatti fisici possa essersi sbagliata, l'ideale per cui ha combattuto non era sbagliato assolutamente, era una causa più che giusta. Ma poi anche compreso, no? Poi anche un'altra metodologia, no? Per combattere. Poi è giusto anche Erika? Sì. Nel senso, sì, hai compreso poi esatto che quella metodologia armata, cioè non andava bene. Poi dopo anche, hai detto tu infatti anche che la rivoluzione adesso cioè la intendi in modo diverso. Certo, in quel momento io ero piccola. Aveva 18-19 anni. Sì. Vivevi in una situazione particolare anche, no? Il tuo paese, ecco. Sì. Diciamo che il mio primo rapporto con la rivoluzione era di quella forma, capito? Io avevo dentro il senso della giustizia. Mi ho trovato con un uomo che mi ha parlato di quel senso che io avevo dentro, ma lui mi ha detto, ok, quello sì, noi riusciamo a fare giustizia se facciamo questo, capito? In questo modo qui. Questo è la strada, questa è la strada, e per me quella era giusta. La strada giusta, certo. Adesso, dopo tanti anni, dopo 44 anni, dopo 5 anni di galera, dopo aver avuto un figlio, dopo aver conosciuto persone che lottano per lo stesso valore, come Giorgio Bongiovanni attraverso Antimafia, Giorgio Almendras e tanti altri, sì. anche Nino Di Matteo, ho conosciuto la storia di Falcone Borsellino, ho visto che c'è tante strade diverse per riuscire a avere la giustizia. Quindi quando appunto oggi un ragazzo, no, sente dire rivoluzione, appunto come te a suo tempo, no, subito si pensa sempre appunto alla lotta armata, a prendere le armi, scendere in strada a prendere le armi, invece oggi appunto che consiglieresti?
Io penso, no, sendo... sì, io penso che no, no non prendereva un'arma, ma sì, miei figli, sì, i bambini sono sotto rischio, sì, di essere ammazzato, di essere violentato, sicuro la prendo, capito? Quella, in quella situazione estrema dove i bambini sono in rischio, sì, l'unica forma che io prendereva un'arma. Dopo penso di essere io stessa, mio corpo, mio essere a disposizione della giustizia, a disposizione della libertà. Mi sembra che l'esempio più forte che io posso dare adesso è quello pacifico, quello della creare coscienza, non dormire se bisogna, parlare ai giovani, parlare ai bambini, parlare a tutti, parlare della mia esperienza, approfondire come si può dire, approfondire sul vero, la vera... Puoi dirlo anche in spagnolo se ti riesce meglio, Davide, poi ti traduce. Il verdadero sentito, no, approfondire sul vero senso della lotta rivoluzionaria. Approfondire, esatto, il senso, il perché. Sì, perché anche penso anche che il proprio sistema adesso ti fa, ti dice anche come fare la lotta. Il sistema ti suggerisce di farlo armato, ma è una trappola. Oggi non si deve fare armato, oggi si deve fare quella coscienza, attraverso l'arte, attraverso il tuo proprio essere. Come fanno questi ragazzi, appunto Sara e Giorgio, attraverso il loro gruppo Our Boys. Sai che il gruppo, alcune volte io vedo da questi ragazzi sul palco scenico, sì. Io penso, loro hanno 13, 14, 17, 20 anni, 30 anni, capito? Ma in Uruguay, in Argentina, 30 anni fa, quello che loro facevano, loro erano in rischio di essere ammazzati, non in rischio, erano ammazzati sicuro, capito? Sì. Non c'era solo il rischio, erano proprio, sarebbero stati comunque ammazzati sicuramente, dici tu. Sì, esatto. In breve tempo. Erano scomparsi immediatamente, loro lasciavano il palco scenico e erano ammazzati. Al primo spettacolo sarebbero già stati fatti fuori, dici. E sai che contro quello, contro l'arte, contro quella maniera di creare coscienza, mai ha potuto il sistema. Mai lo ha potuto fermare. Il sistema ha potuto fermare il movimento armato, ha potuto fermare i movimenti politici, ha potuto fermare il movimento sociale, perché ti ammazzano. Quello che trasmette l'arte, il linguaggio artistico, quello che tu trasmetti all'altra persona quando ti vede, quando tu espressa, quando tu parla, quando tu piange, quando tu ricorda tutta questa esperienza come adesso sto facendo io, quello, il sistema, mai te lo può togliere, mai te lo può fermare, capito? Cioè dici, anche se ti ammazzano ci sarà sempre un'altra persona che comunque percorrerà la tua strada, come è stato fatto anche... Sì, ma ti ammazzano più facile se tu prendi l'arma, e ti controllano più facile se tu fai un movimento armato, capito? Ah, ok. Ok, è più difficile invece il contrario. Sì. Allora, Sara, vuoi fare una domanda? Sì, sì. Perché il colombiano pianta la cocaina? Eccoci. Facile. Guarda, c'è un trasfondo sociale profondo. Prima che in Colombia, Bolivia, quelli paesi andini, il bambear coca, no? Mettersi la coca nella foglia della pianta di coca in bocca è culturale, lo fanno per non mangiare, lo fanno per resistere l'altezza. Parentesi, la pianta di coca pura, naturale, non è una droga, è solamente una qualsiasi pianta che ti dà
sensazione di saziamento che ti calma le vertigini, che ti calma problemi di pressione e nient'altro. È naturale. Questo è il costume culturale che si usa in Colombia e nei paesi andini dove c'è un determinato clima, una determinata pressione atmosferica. Loro lo prendono come tu prendi un tè. Tu ti fai un tè, per loro è lo stesso. No? Okay. Ti fai una tisana, per loro è così. Sì, sì, dopo c'è anche piantazione di... piantagione di... di zucca, di patate, lo stesso sì. Che in qualsiasi paese. Okay. Ma quello richiede un sforzo fisico più grande. E tu hai meno anni di produttività. Come cioè, meno anni di produttività. Meno anni di produttività. Il contadino preferisce piantare la coca, che anche la consume, anche lui la prende, che piantare zucca o patate in meno tempo. Lo fa e più soldi guadagna. Ecco. Dietro di questo, che quello è il primo passo, dopo, dietro di questo, arrivano il narcotraffico, quelli che fanno con la foglia, fanno la cocaina che dopo si prende come droga. Dalla foglia della pianta di cocaina, che è naturale, che non è assolutamente nociva né dannosa per niente, ne ricavano una sostanza che poi si trasforma nella cocaina vera e propria, quella bianca. Noi per capirlo profondamente dobbiamo immaginare che tu fai 15 km a piedi, 20 km a piedi, con un sacco di patate, e guadagna $2, ma se tu fai lo stesso con un sacco di coca, tu guadagna $20. Se tu hai 5-10 figli per darli di mangiare, la scelta che fai è naturale, la matematica ti dice fai la coca, ma non perché tu come contadino hai la testa di narcotraffico, non perché tu pensi che il narcotraffico è buono. Il narcotrafficante arriva nel momento successivo. Ti dà i soldi a te per farlo. Dopo anche si fa, anche quello è un narcotrafficante per spingere ai contadini a farlo, se tu metti qualcosa nella terra che non sia coca, in alcune zone, se tu metti qualcosa nella terra, che qualche seme che non sia di coca, loro lo bruciano. Accidente. Si prende, lo brucia, bruciano la terra. Se muore di fame, allora dice, ok, se me lo brucia... Cioè ti costringono quindi, te lo impongono. Esatto, ti costringono a farlo, ma quelli non sono colombiani, quelli sono messicano, italiano, sono della 'ndrangheta, capito? Sì, sì. E quindi noi ci facciamo riconoscere ovunque. E niente, quindi... Giorgio, approfitto quindi che ha parlato anche quindi della cocaina, di queste, le diceva appunto prima Davide, che si utilizza, no? Anche cioè perlomeno di base si utilizzava per l'uso curativo, no? Giusto. E, senti, ma qual è la situazione tra i giovani in Uruguay per quanto riguarda la droga, Spinelli, queste cose qua? È una domanda per Giorgio o una domanda per Giorgio, visto che... E puoi ripetere la domanda, scusa. Sì, la ripeto io rapido, che ti pregunto com'è la situazione della droga, della marijuana, entro los jóvenes. Che qua la marijuana entre i giovani è lo più comune che tu puoi vedere. È brutto dire quello, ma è così. Se puoi tradurre Davide, così magari... Io ti traduco. Allora, lui ha detto che la marijuana, purtroppo la situazione qua nei giovani, il livello di droga è abbastanza grave. Perché? Perché la marijuana, intanto, qui in Uruguay è legale e quindi è la cosa più comune che tu puoi trovare in una piazza, in una via popolata da giovani, è uno spinello di marijuana.
che io vado al shopping con i miei amici, Io vado al centro commerciale con gli amici. mi trovo tutti dei giovani che io vedo sta fumando le canne, si può E dire. qualunque ragazzo che io incontro sta fumando una canna, quasi tutti almeno. E anche también en los liceos que son principalmente públicos, porque claramente en liceos privados, en cualquier tipo de colegio vas a encontrar una persona por lo menos que fuma marihuana. E soprattutto nei licei pubblici. Se io vado a un liceo pubblico, vedo che il 90% dei ragazzi che frequenta questo liceo fuma marijuana, minimo, come minimo. Poi anche nei licei privati c'è una certa percentuale di gente che fa uso di questo. Y que yo pienso que para mí la droga o este estilo de marihuana, ese tipo de cosas, la droga, es el arma que utiliza el gobierno como para callarnos y para destruirnos lentamente. Quello che io penso è che il governo, legalizzando la marijuana, diciamo, ha incontrato la sua maniera per tenerci buoni, per controllarci meglio, sì, ecco, insomma, farci abituare a un determinato tipo di vita senza farci troppe domande, senza farci troppe questioni nella testa, tarpando così le ali a qualunque Fate in modo tipo. che non, esatto, che non reagiate, insomma, che non fate rivoluzione, appunto. E anche per questa ragione, Our Voice è anche in contro della droga. È soprattutto per questo che Our Voice è contro qualunque tipo di droga, anche della marijuana. E dopo, estamos en contra della droga por esto, porque calla a los jóvenes también, es que está mucho más principal, es por todo lo que hay detrás de la droga, por toda la cosa que puede haber detrás Ma de tu. più, cioè, Our Voice è contro qualunque tipo di droga, anche quelle leggere o legali in alcuni stati come la marijuana, non solo perché fa tagliare i giovani, diciamo che cerebralmente e idealmente ti spegne, ma per tutto il discorso che faceva prima Erika, che di tutte le cose che ci sono dietro, tutte le persone che soffrono, che vengono torturate o costrette a fare determinate cose per coltivare questa droga e esportarla. Certo, perché si arricchiscono, insomma, la mafia, l'narcotraffico, si arricchiscono su Mafia, questo, soprattutto insomma. italiana, e tutto ciò che ne Eh deriva poi sì, dal certo, sistema dei appunto, l'abbiamo vizi. detto anche prima, no? Esatto, 'ndrangheta, camorra, insomma, tutti, cioè, si arricchiscono proprio tanto che il PIL, insomma, anche nazionale nostro, insomma, è più alto è quello appartenente alle organizzazioni criminali, non a caso. Prescindere che in Uruguay, per esempio, la marijuana sia legale, questo non toglie che la marijuana che viene importata in Uruguay venga importata nello stesso modo in cui viene importata o esportata, secondo il punto di vista, nel paese in cui non è legale. Che significa che se in Colombia, per esempio, vengono torturate persone a fare marijuana, la stessa marijuana che è legale in Uruguay è una marijuana sporca di sangue di queste persone. Quello è un Vai, Erika, sì. argomento che si deve vedere Un sempre. altro, sì. È che quando si dice è legale, perché è legale qua, ma mentre un bambino, qualsiasi sia o una persona in questo momento muore nel mondo per la marijuana e per qualche droga, in questo caso stiamo parlando di marijuana, muore nel mondo per la marijuana, noi dobbiamo dire no, sempre. È legale, ma muore gente per questo, capito? Esatto, quindi questo ritorna tutto al fatto iniziale che per portare un cambiamento, Sara, gli fai anche una domanda, insomma, anche su questo, no? Che ci vuole appunto per portare un cambiamento? Tu, Erika, parlavi all'inizio che appunto dicevi di consapevolezza, ci vuole consapevolezza. Quindi, Sara, una domanda riguardo a questo? Come si può riuscire per lei a cambiare le coscienze delle persone se tutto si basa sui soldi e non sui valori? Con nostro esempio, con la nostra vita, dobbiamo essere coerenti sempre. Quello che noi parliamo dobbiamo farlo. Sì, noi non possiamo vivere senza soldi.
perché siamo prigionieri di questo sistema fatto sul soldi, no? Nella base c'è il soldi, ma possiamo trasmettere con il nostro esempio, possiamo trasmettere con il nostro arte, con le nostre parole, con possiamo fare vivere, anche vivere, o possiamo fare vedere, no? Vedere che quello che deve essere nella base sono i valori, non i soldi. Ma se noi stessi non siamo coerenti, non riusciremo mai a Si nosotros no somos coherentes, que nosotros no demostramos que lo que decimos es lo que hacemos, nadie va a creer en que noi non siamo coerenti per capire la gente le cose in cui crediamo e le cose che facciamo. Si no somos coherentes, no podemos demostrar que son los valores los que están primero. Se non siamo coerenti in questo, non possiamo riuscire a dimostrare che la prima cosa sono i valori e non i soldi. Sí. Nosotros tenemos que demostrar que en nuestro procedimiento, nuestra forma de proceder, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de luchar. Dobbiamo dimostrare già da adesso che noi stessi, nella nostra forma di essere, nella nostra forma di ragionare, nella nostra forma di lottare, nuestra forma de vivir e di vivere, son los valores los que nos empujan. Sono i valori quello che ci spingono ad andare avanti. Y ser felices. Y a ser felices. Entonces, los demás ven que a nosotros nos mueven los valores. Di conseguenza, gli altri, chi sta di fuori, vedono che noi mettiamo al primo posto i valori. Entonces dicen, bueno, quiero vivir como ustedes. E quindi dicono, ragionano così. Voglio vivere anch'io in questa maniera. Quiero vivir así, pero tenemos que ser primero nosotros para poder hablar a los demás. Però per poter parlare agli altri dobbiamo essere noi per primi a dover cambiare. Quindi un'altra domanda, Sara, se l'avete. Il seminario che ha tenuto per i giovani, lei ha affermato, non tradite mai voi stessi. Che cosa intende con questa frase? Che ripeti, Sara? No, non tradite mai voi stessi, ha detto. Ah, no, una tradizione. Non tradite mai voi stessi. Sì. Non traicionarsi a uno mismo è precisamente lo che acabo di dire. Allora, è precisamente quello che ho detto poco fa. Es vivir de acuerdo a los ideales que promulgas. Non tradire se stessi significa vivere d'accordo con gli ideali che tu fai tuoi e che promulghi agli altri. El valor de la justicia, el sentido de la justicia debe estar por encima de cualquier otro valor humano. Il valore della giustizia deve essere in cima a tutto e soprattutto in cima a tutti gli altri valori umani. El valor de la justicia debe estar por encima del amor que tú tienes por un novio, por un padre, por una madre. Deve essere così forte il valore della giustizia che deve superare l'amore per un padre, una madre, la tua ragazza o il tuo ragazzo. Y cuando nosotros estamos frente a una situación en la que tenemos que discernir cuál es la justicia. E quando noi ci troviamo davanti a una situazione in cui dobbiamo discernere dov'è la giustizia. Estoy segura que todos, naturalmente, todo ser humano naturalmente hay una voz interior que le dice cuál es. In questo caso sono sicuro che ogni essere umano dentro di sé ha una voce che gli parla e gli dice qual è la cosa giusta da fare. Soprattutto ustedes, los jóvenes que integran este movimiento. Soprattutto nei giovani come noi che facciamo War Voice. Entonces, no traicionarse a sí mismo es que si una voz dentro te dice esto es justo. E quindi nel momento in cui questa voce ti dice guarda questa è la cosa giusta da fare, però ti può causare a te una perdita, un dolore o un soffrimento, a prescindere da che a te stesso causi una perdita, questa cosa giusta da fare, questa scelta ti causi una perdita, una sofferenza, tu elige soffrire, tu però devi scegliere di soffrire pur di compiere la giustizia, questo, a favore della giustizia. Questo significa non tradire se stessi, che tu prescindi da te, que tú te dejas tu ser de lado y eliges lo que es justo. Y lo que es justo te puede llevar a quedar solo, a perder a tu familia completa. Purtroppo a volte scegliere la giustizia può condurti a perdere affetti, parte della tua famiglia
o a volte rimanere solo. O que no te comprendan, o incluso hasta que no logres o no puedas transmitir los argumentos, ¿por qué haces esa elección? O puede suceder anche que la gente que te vuole bene no comprenda la tua scelta, no comprenda porque tú, a prescindere que quella cosa sea justa, faccia quella scelta. Pero debes elegir siempre la justicia. Pero si no vuoi tradire, si no vogliamo tradire noi stessi, i nostri ideali, dobbiamo sempre scegliere la via giusta, la via della giustizia. Se tu elegi la giustizia, nunca, nunca, nunca te vas a equivocar. Se scegli la parte della giustizia, mai ti vai, non ti sbagli mai, non passi mai a torto. Bene, Giorgio, vuoi fare una domanda? Erika? Ok, Sara? Allora, questa è l'ultima domanda che io faccio ad Erika ed è questa. Come è riuscita ad avere l'autorità e la forza di sopportare il carcere? È una clave. C'è una chiave. La clave è non pensare in mañana. La chiave è non pensare a cosa succede domani. Pensare che oggi tengo che sopravvivere, oggi tengo che levantarmi. La chiave è pensare oggi devo sopravvivere, oggi mi devo alzare. Hoy debo ver el sol sobre mi cabeza. Oggi devo vedere il sole, devo averlo sopra la mia testa. Mañana no pienso, mañana será otro día. A domani non penso, domani sarà un altro giorno. Si tu logras vivir cada día como una vida entera. Se tu riesci a raggiungere l'obiettivo di vivere ogni giorno come una vita intera. Trascorrere una giornata come trascorrere una vita intera. Oggi mi vita completa, no, io non pensavo, mi vita è dentro di un anno, mi vita è dentro di 2 anni quando salga fuori, mi vita è quanto tempo tengo per delante. Io per andare avanti non potevo pensare cosa succederà fra un anno, fra 2 anni, quando esco da qui, dove andrò, cosa farò. Pensava, oggi mi vita tutta la mia vita sono 24 ore. L'unica cosa che potevo pensare è tutta la mia vita è oggi, nelle prossime 24 ore. Ogni giorno ripetevo questo procedimento. E così ti hace forte e superas qualche cosa. E così ho trovato la forza per superare tutte le sofferenze che ho patito. Questo fa parte sempre anche di quello che hai detto prima, no? Se io voglio che ci sia giustizia, devo sapere, voglio cambiare il mio paese affinché sia un paese giusto, migliore, devo tener conto di tutta una serie di cose, tutti i rischi cui vado incontro, della mia famiglia, la società, eccetera, compreso questo, insomma, anche il fatto di andare in galera o di essere ucciso, insomma. Perché una rivoluzione reale, un vero rivoluzionario, non è solamente quel che può cambiare una struttura sociale, sino aquel que logra hacer conocer o puede dentro de sí mismo cambiar todo un sistema de pensamiento y de sentimiento y de afectividad que involucra al ser humano. Porque el verdadero revolucionario no es aquel que cambia un sistema político o una estructura política. El vero rivoluzionario non è quello che cambia una struttura politica o una legge o qualunque cosa. Che è temporale. Che è una cosa temporale, che nel tempo in qualunque modo va a cambiare. Sino aquel que destruye y cambia, destruye y crea, hace nuevo el sistema, ¿cómo se dice? El sistema social. Il vero rivoluzionario, il vero rivoluzionario è colui che riesce a cambiare il pensamento, a cambiare l'ideologia di una persona e di un popolo, che la distrugge dalla base, l'ideologia sbagliata, e ne pone una nuova. Di come sentire, come vedere il mondo. Di come sentire, di come vedere, di come agire nel mondo. Come relazionarti contigo mismo e con lo demás. E come relazionarti con te stesso e con gli altri nella forma più corretta. Il vero rivoluzionario rompe assolutamente tutta qualsiasi struttura creata fuori l'uomo fino ad ora. Perché il vero rivoluzionario al giorno d'oggi l'unica cosa che può fare è rompere tutte le strutture interne che hanno creato in questa società per controllarci. Perché questo sistema nos ofrece, come nos ofrece parametri determinati per vivere, per sentire, per pensare. Questo sistema ci offre dei parametri determinati per
qualunque tipo di pensamento, modo di vivere, modo di pensare anche. Hasta nos determinan la forma de luchar. Fino a determinare anche la forma di come noi dobbiamo lottare. Entonces, para hacer la revolución. E quindi per rifare la rivoluzione. Dobbiamo rompere tutte le strutture, soprattutto quelle del pensamento. Dobbiamo rompere tutti gli schemi, tutte le strutture, soprattutto quelle del pensamento, dell'ideale. E quindi appunto fare seminare una nuova coscienza, no? Come hai detto sempre tu dall'inizio. Tu hai detto anche che se tu sei sicuro che hai trasmesso una coscienza al tuo popolo, devi lasciarlo libero perché lo stesso popolo possa sviluppare quella coscienza che gli hai trasmesso. Quindi una volta che la base, la popolazione, ha preso coscienza di come poter cambiare la situazione, partendo anche da se stesso, come hai detto tu prima, bisogna però vivere in un mondo libero. Quindi è importante la libertà. Cioè voi avete vissuto anche situazioni di dittatura, ad esempio, il vostro paese. Sì. Che tu quindi hai detto anche questo, no? Ok, io ho trasmesso una coscienza, in modo una consapevolezza, cerco di far comprendere che questa situazione non va e do gli strumenti per cambiarla, ma dobbiamo essere liberi, altrimenti non funziona, giusto? Quindi l'importanza della libertà. Sì, dobbiamo essere liberi e anche dobbiamo abbattere tutto quello che ci limita a noi, dalle emozioni umane. Alla struttura mentale, capito? Sì, cioè già partendo da noi, cioè già partendo dai nostri limiti, al di là di quelli esterni, tu dici al fatto anche dalla paura, immagino, no? Perché sono il limite della paura, non posso fare niente. Cioè, sì, prima imparare a leggere la condizione umana, la naturalezza umana. La psicologia umana, La psicologia umana, quindi la natura umana, comprendere la natura umana anche. Sì, soprattutto la natura umana, anche conoscere, vedere come nasce una fiore, una pianta, come il sole fa. Tutto quello che sole fa noi stesso, non so come dirlo, tutto. No, quindi partire proprio comprendere la natura come funziona in generale, sia noi stessi che siamo natura. Soprattutto la umana e dopo come la umana interagisce con l'ambiente esterno in cui vive, insomma, questo vuoi dire? Sì. E questo è fondamentale anche perché tu avevi detto comunque, sempre in un tuo seminario, tu avevi detto comunque era importante agire per la comunità sempre, cioè mettere avanti il noi e non il io. Tu hai detto una volta, no, se io muoio di fame, ok, lì faccio la lotta, quando non muoio più di fame la lotta non la faccio più. Non è così, insomma, ce lo vuoi spiegare meglio sta cosa? Vuoi che te la spieghi meglio? Sì, nel senso per chi ci ascolta, nel senso che uno in genere dice ok, non ho più lavoro, ok, adesso vado a fare qualcosa. Se invece io sto bene, sì. Che mi importa? Perché quando io non ho niente, è naturale che io chieda che devo avere, è naturale che io dica tutti dobbiamo avere, perché io non ho, lo sento in mia pelle, ho fame, chiedo al governo che mi dia da mangiare, prendo quella lotta come qualcosa giusta. Perché io non ho, capito? Ma dopo, quando io mangio, l'essere umano ha come si dice? L'essere umano, quando mangia, quando lui ha, o quando arriva al primo obiettivo, in questo caso è mangiare, dopo, poco a poco, va perdendo quello senso, perché non ricorda più come era quando non aveva, capito? Sì, sì, sì. Poco a poco questa situazione si va... va finendo, insomma, non c'è più quelle emozioni. Per quello noi, quando facciamo una lotta, non dobbiamo farla perché noi non abbiamo, non dobbiamo farla perché noi siamo figli di questa ingiustizia. Noi dobbiamo farla perché è ingiusto, capito? Sì, sì. Ernesto Che Guevara, uno dei tanti rivoluzionari famosi, lui aveva tutto, lui non aveva, non, mai aveva, non ha avuto fame,
non ha avuto malattia. Era di una famiglia classe media, capito? Non aveva problemi, insomma, di mangiare, del lavoro, eccetera, eccetera. Non aveva problemi. Soldi. No. No, lui ha conosciuto questa verità, lui ha conosciuto questo, questo senso della giustizia quando ha lasciato sua casa per fare un viaggio, una passeggiata, capito? Un viaggio per Latino America, perché appena era... si aveva diventato un dottore sì. E ha fatto un viaggio. Lì lui ha visto tutte quelle ingiustizie. La sentiva dentro. Per quello non ha fallito. Per quello lui sempre ha rinunciato a tante cose per farla. Capito? Quindi tu dici appunto, sì, se la facciamo per noi stessi, prima o poi falliremo. Questa battaglia prima o poi sarà limitata. Sì, lo facciamo per noi, falleremo, sì, sempre falleremo. Sicuramente, ok. Sì, falleremo, noi dobbiamo farla per gli altri. Come giusto che sia, visto che viviamo tutti su questo pianeta e partiamo dalla stessa famiglia, tutti quanti. Siamo tutti esseri umani, ecco perché tu infatti hai detto prima, dobbiamo comprendere chi siamo e dove viviamo. E ascoltami, quindi è una rivoluzione alla fine, una rivoluzione non armata, ma appunto una rivoluzione culturale, quindi alla fine diciamo, giusto? Sì, dopo l'aver visto da vicino, dopo di vedere da vicino qual è la rivoluzione armata, che ho visto niente, frente a quello che è veramente la rivoluzione armata, no? Io non ho visto... Quasi niente, capito? Ma ti è stato sufficiente, insomma, per quello che certo. Ecco. Ma quello poco che ho visto o che ho conosciuto può dire, nel senso nella libertà di dire, sento che sono nella libertà di dire che deve essere la rivoluzione deve essere sempre culturale, sì. Sociale, culturale, di coscienza, non armata. Come dice sempre il giudice Nino Di Matteo, visto che l'hai nominato prima, infatti, questo, per tutti i motivi, insomma, cui ha spiegato prima, altrimenti se non siamo consapevoli di quello che facciamo, non riusciremo mai a raggiungere l'obiettivo. E quindi militanti, visto che parliamo di rivoluzioni, quindi anche essere militanti significa? Essere militante significa che tua vita non è tua, non è più tua. Essere militante significa che tu vai a dormire, ti alza, mangia, fai l'amore, vai al bagno, ti prende la doccia, pensando solo nella causa, pensando solo quello che tu devi fare, pensando solo in quella rivoluzione, la rivoluzione che tu hai scelto, pensando solo quella tua missione. Quello è essere militante. Quando noi pensiamo che oggi non penso niente, io sono stanco, ho lavorato tante, ho fatto tanti articoli, ho fatto tante rappresentazioni culturali, sono stanco, oggi non penso niente e vado alla spiaggia, capito? Vado al mare. Quello è un errore, perché significa che tu realizza la rivoluzione o realizza quella missione in qualcosa separata da te, capito? Qualcosa fuori da te. Non è l'obiettivo principale, insomma. O qualcosa che tu puoi mettere dentro o togliere fuori di te. Non è così, capito? Tu sei militante, tu sei la missione, tu sei la rivoluzione. Tu sei okay. Quello che dice nella strada, tu sei. Lo incarni, lo personifichi, ok. Tu lo personifica, quella sì. È la parola perfetta. Tu personifica sì. tuo messaggio. Quello è essere militante. Grazie Erika. Siamo in chiusura. Non so, anche noi di solito in chiusura chiediamo, ci siamo rivolti comunque spesso, era tutto questo messaggio rivolto
ai giovani, chiaramente, come sempre nelle nostre trasmissioni, soprattutto ecco perché anche tu, dalle tue esperienze che hai avuto, no? Di solito quando un giovane cioè, si arrabbia per le cose che non va, ecco, la spinta, il fuoco che ha dentro, quando non trova a sfogo un canale giusto, è prendere, insomma, è usare la via della violenza. Quindi abbiamo detto appunto, noi per evoluzione, insomma, si intende il cambiamento. Il cambiamento, quindi, che parte prima appunto dentro di noi per poi portarlo fuori, come diceva anche Gandhi, no? Parti da te, e tu stessa ce l'hai dimostrato, no? Tu stessa sei cambiata e ti ha portato questo ad avere anche un concetto diverso di rivoluzione, cioè nel senso che l'hai sempre fatta, ma hai capito che quel metodo non era giusto, il metodo della violenza, quindi hai cambiato e continui a farla nella maniera appunto corretta, e stai trasmettendo anche ai giovani questo messaggio, e noi ti ringraziamo. Quindi un'ultima battuta, magari a giro, se volete, insomma, Erika, Giorgio, e visto che siete rivoluzionari anche voi, Giorgio e Sara, siamo in chiusura, un'ultima battuta, un ultimo messaggio da trasmettere ai ragazzi che ci stanno ascoltando, anche non ragazzi, però. Sara? Sara? Vuoi dire qualcosa, Sara? No, ti ringrazio a te, Erika, per aver risposto alle mie domande. Io voglio dire un'ultima battuta, sì. Ecco, che le giovani del mondo non deve stare zitto per questa società o per questo governo. Le giovani del mondo deve andare a fare la lotta per tutto quello che noi vogliamo e tutto il nostro ideale. Grazie. Capito? Certo. E certo, beh, assomiglia alla mamma, e diciamo che non l'abbiamo detto. È un guerriero come la mamma, che è Erika Paes, che qua che ti ringraziamo, insomma, che di aver permesso della presenza a questa nostra trasmissione. E come Sara D'Ascola e tutti i ragazzi che sono un esempio, questo gruppo, per tutti i ragazzi che vogliono lottare per una società migliore. E, Erika, se vuoi dire, non so, un'ultima cosa, altrimenti chiudiamo. Io voglio dire come punto finale che la parola rivoluzione, no? Noi possiamo dire che è evoluzionare un'altra volta, quello significa rivoluzionare. Non tanto, cioè rivoluzione, rivoluzionare nel senso di cambiare. In spagnolo noi diciamo revoluzione, uh-huh. Evolutare noi diciamo evoluzione. Evoluzione nel senso di evoluzione. Esattamente, evoluzione. Allora, la rivoluzione è una sola, sempre. Uh-huh. Sempre una. Quello che noi possiamo capire e fare e cambiare è come si fa. Dopo, sì. Ma la rivoluzione è una sola, sempre. Capito? La rivoluzione è una sola, sempre, nel senso perché comunque è la lotta per il cambiamento. Se noi vogliamo... Per migliorarci, appunto, per evolverci, ecco, perché tu hai detto prima evoluzione. Dai, però parla pure in spagnolo. Se noi vogliamo... E Davide ti traduce, prego. Noi vogliamo evolvere. Sì, se noi vogliamo evolvere, sì. Evolvere, vogliamo essere rivoluzionari. Sì. Dobbiamo essere rivoluzionari. Se vogliamo fare un passo avanti, evolverci, dobbiamo essere rivoluzionari. Esatto. Ecco, e con questo chiudiamo, abbiamo sforato. Grazie Erika, grazie a Giorgio, grazie a Davide che ci ha aiutato, anche lui è un Our Voice. Grazie ragazzi, grazie a Sara di Ascoli. Anzi, se volete dare il sito, grazie anche ragazzi di allora, Our Voice. Il sito di Our Voice è www.ourvoice, scritto ourvoice.it. Grazie Sara, Giorgio. Per l'Uruguay, il sito? Ah, il sito anche... No, è lo stesso sito Latinoamerica, ok. È lo stesso. Ok, vi sono ignorate. ringraziamo Erika, che tra l'altro è anche redattrice del giornale Antimafia 2000 Uruguay.
Grazie Erika, grazie tanto e alla prossima occasione. E, come sempre ci potete scrivere alla nostra mail igermogliedellalegalita@gmail.com, riascoltare la puntata sul nostro canale YouTube Germogli della Legalità o sulla nostra pagina Facebook. E, bene, allora diamo appuntamento quindi alla prossima puntata. Siete su Radio Outmark, Viva Radio, Radio Science ed emittenti collegate che ringraziamo tutti. Ricordatevi di avere sempre nel cuore il coraggio di essere liberi e di essere rivoluzionari per evolverci, come ha detto Erika. Grazie a tutti, a risentirci. Grazie, grazie Erika, Giorgio. Ciao, grazie.